cari amici di Terre del Salento, oggi siamo a Vitigliano e conosceremo la storia della Casa del Tabacco. Siamo alla Casa del Tabacco di Vitigliano e incontriamo i padroni di casa. Arturo Parolini, grazie per averci accolto. Ma grazie a te Francesca, buongiorno. E ci devi un po' raccontare come nasce quest'idea, da quanto tempo siete qui, questo incontro di tante culture, di odori, saperi, sapori. Cioè, insomma, perché ti racconto molto volentieri. Casa del Tabacco perché era una vecchia manifattura di tabacco. Quindi abbiamo pensato di onorare questa storia, che è anche un po' la storia del Salento, dando questo nome un po' inconsueto, ma Casa del Tabacco. Noi siamo capitati nel 2004, vivevamo a Roma, mia moglie è araba di origine, lavoravamo per un'organizzazione internazionale e ci muovevamo in continuazione in giro per il mondo. Siamo venuti qui invitati da un amico che ci invitava da tanto tempo a venire a conoscere questo misterioso Salento, ci siamo presi qualche giorno e ci siamo subito innamorati, il famoso coup de foudre. Ah, c'è stato proprio un colpo di fulmine. Colpo di fulmine, siamo stati qui qualche giorno, poi siamo tornati con una piccola casa in affitto a Marittima, Marina di Marittima, abbiamo cominciato la mattina a grandi bagni e il pomeriggio a cercare un alloggio e cercavamo 20 metri quadri con vista mare. Invece abbiamo trovato 800 metri quadri. Nel centro del paese. Esatto. E siamo felici, veramente siamo felici. A un certo punto abbiamo deciso di trasferirci qui. Abbiamo venduto casa a Roma, mia moglie stava a Beirut per un certo periodo e poi alla fine si è decisa anche lei a raggiungerci e siamo felici in questo angolo di paradiso. Beh, portaci a conoscere con grande gioia, con grande gioia. Questi cosa? Qui ci sono degli abiti tradizionali. Dell'Uzbekistan, della Palestina, della Tunisia, di perché altri voi paesi. Avete voluto portare qui anche tutto un mondo arabo che poi rappresenta il mondo di tua moglie, bellissimo nel Salento, esatto. Che poi il Salento è crocevia di certo culture, di non popoli. Non abbiamo fatto altro che seguire una strada già percorsa. Mia moglie è un po' fissata, diciamo, per non dire maniaca, con i tessuti e quindi abbiamo qui una quantità di stoffe impressionanti e questi sono alcuni abiti tradizionali che alla fine siamo decisi di mettere qui lungo questo percorso. Qui siamo al piano nobile della vostra casa, è una bella prospettiva. Sì, infatti, sono queste volte che sono veramente un grande piacere della vista, una grande gioia e qui abbiamo questa sala che è dedicata un po' a una piccola libreria e poi più avanti abbiamo la zona, proprio quella più comfort, con un camino che d'inverno ci fa grande compagnia. Ma in genere cosa cucinate? Cucinate piatti salentini? Guarda, noi adoriamo la cucina salentina, però sia Emira che io siamo dei grandi viaggiatori, per cui siamo abituati a mangiare un po' di tutto. Quindi Emira cucina molte cose dell'Estremo Oriente, in particolare cucina marocchina, tunisina e libanese. Io adoro la cucina africana perché ho vissuto tanti anni in Africa e poi io sono nato addirittura in Sud America, per cui amo anche la cucina sudamericana. Qui sono un po' di bicchieri che ci siamo ritrovati e li abbiamo sistemati in questa vecchia piattaia che sembra che stesse in un convento. Sopra abbiamo delle cose che abbiamo comprato in Egitto e sono delle mani di Fatma, che sono delle portafortuna. Degli elementi apotropaici, come si suol dire, cioè contro la cattiva sorte. Mentre al centro c'è un bronzo che ho acquistato io in Nigeria nel 77, è un bronzo la regina di Ife. Voi avete girato molto il mondo, avete viaggiato tantissimo, sì. Poi avete deciso di... cara Francesca, prima io, nel 2016, mia moglie stava a Beirut, che all'epoca era una città, adesso è sempre piacevole, però era una città molto viva, molto divertente. Lei gestiva i nostri progetti nel Medio Oriente e ha avuto più resistenze a venire qui. Dice, ma cosa faccio? Vengo da Beirut in un paesino piccolino. E poi alla fine invece è venuta ed è felice, si è convinta. Questa era qui si lavorava il tabacco. Qui si lavorava il tabacco, qui c'erano tutti dei
dei filari dove loro, lo sai, appendevano le foglie, essiccavano, poi le selezionavano e poi finalmente le mettevano in questi scatoloni e venivano date allo Stato. Questa qua era la stanza dove le tabacchine allattavano, perché poi abbiamo fatto una festa in onore delle tabacchine qualche anno fa, le ultime, le signore veramente di una certa età. Alcune che sono riuscite a salire, altre le abbiamo onorate giù in giardino, alcune sono invece hanno ancora forza di salire. Ci hanno un po' raccontato tutti i meandri, le storie, gli angoli, gli spazi dove queste signore... È stato bello anche per voi. Sì, bellissimo anche per noi e insomma un pezzo di storia salentina che ci fa piacere aver in qualche modo intercettato. E quindi queste tabacchine, alcune che sono riuscite a salire, ti hanno raccontato... Tutte, che... erano commosse loro e per me era una memoria storica, che mi hanno raccontato cose di questa casa che ovviamente no. E raccontaci qualcosa, a parte che questo era l'angolo dove potevano... Ma erano ricordi un po' misti, un po' amari, perché all'epoca, certo, insomma, va a dire, non erano trattate proprio con... E dall'altra però di grande anche solidarietà tra di loro, e poi tutte erano fiere perché voi sapete che il lavoro delle tabacchine ha permesso al Salento di non avere mai la miseria. Questo bagno è particolare. Sì, eh? Sì, perché qui ci sono delle stampe turche. Sono molto divertenti perché dietro, posso provare a vedere se riesco. Sì. Vedi, dietro c'è una parte scritta. Ah, quindi la parte illustrata. Esatto, e davanti c'è la parte, diciamo, dipinta. E qui c'hai alcune cose che si rifanno proprio al bagno turco. Ecco che l'abbiamo messo. Sono qui a tema. Questo è un Susani. Un? Susani. Susani. Sì, viene dall'Uzbekistan. Sì. E sono delle stoffe tradizionali che sono cucite dietro, che vanno come dote insieme con la sposa a casa dello sposo. E queste sono di Mira? Era della dote di queste Mira? Le abbiamo comprate insieme a Damasco. In questa zona c'è un pezzo che viene dall'Egitto, ma in realtà è di fattura siriana, che Emir ha comprato a Beirut ed è riuscito a farlo arrivare in tonso fino qui a Vitigliano. Accanto ci sono due frammenti di tappeti iracheni. Volevo farvi vedere questo vassoio. E anche questo vassoio è un vassoio che viene da Aleppo, è della metà dell'Ottocento, e anche questo è stato acquistato a Beirut ed è stato spedito qui da Emira. E qui poi abbiamo i pumi pugliesi. I pumi pugliesi e le pigne un po' più siciliane, esatto, esatto. Adoriamo queste cose qui e facciamo anche delle abat-jour con pigne, pumi e stoffe particolari che Emira prende soprattutto in Oriente. Questa porta l'abbiamo comprata non lontano da dove stai tu, perché tra Lucugnano e Alessano c'è, sì, un antiquario e l'abbiamo comprata lì. Ci conduce in una stanza. Attenzione alla testa, Sandro. Due o tre cose divertenti. Qui ci sono... Questi sono dei top, chiamiamoli così, tunisini classici, delle buone famiglie tunisine, e questa era della mamma di Emira che le indossava. Guarda che bellezza. Che belle. Poi qui vediamo anche le collane. Qui abbiamo una collezione di collane. Una parte, queste sotto, le fa una nostra amica che è un artista che ha vissuto molto in Kenya, Etiopia, e quindi ha assemblato un po' di questi materiali. E sopra invece sono delle collane che abbiamo comprato un po' noi in giro per il mondo. Un'altra cosa che ti voglio far vedere è questo. Nasce proprio come tappeto da finestra. Se tu vedi, ti avvicini, vedi le maglie un pochino più larghe. Più larghe, infatti la luce... Esatto, proprio per far passare la luce. E fortuna volle che una finestra coincidesse con il tappeto.
mentre questo è un baule da viaggio indiano, e questo l'abbiamo comprato da un altro antiquario qui nel Salento, quindi come vedi le provenienze sono le più disparate. Voi come trascorrete le giornate? Lavorando come dei pazzi. Una casa del genere certo. Ti prosciuga. Però devo dire, si sta bene qua, abbiamo un bel giro di amici, quindi insomma si socializza spesso e volentieri. Ci guardiamo anche dei film, perché io ho montato un piccolo cinema, sono un appassionato di cinema, e quindi devo dire la verità, il tempo passa velocissimo. Siete felici qui nel Salento? Molto. Era l'unico bagno delle tabacchine, erano due latrine, sai? E abbiamo voluto lasciare questa cosa divisa in due. Abbiamo aperto la parete in fondo in modo che sia più circolare, ma era l'unico bagno che c'erano per tutte le signore che lavoravano qua. Quella scala lassù porta a un grande terrazzo. E noi ora siamo al pian terreno della Casa del Tabacco con Emira. Sì. Cioè, Arturo ha parlato tutto il tempo di te. Sì. Beh, finalmente ora ti possiamo conoscere. Sì. Qui io passo le giornate a divertirmi facendo cose per la casa e per la persona, usando tessuti da riciclare, nel senso scampoli. Io adoro andare nei mercatini. Dunque sto sempre a cercare le camicie da notte dalla nonna, le tovaglie che poi diventano caftani, poi compriamo scampoli e ci divertiamo. E questo siete tutte donne? Sì. Sai che io ho lavorato per tanti anni nell'ambito della cooperazione internazionale, ecco. E ho lavorato molto sul gender approach, sull'empowerment delle donne. E ho fatto in alcuni paesi anche progetti sul riciclo, sulla protezione dell'ambiente usando tessuti. E questa cosa mi è rimasta venendo qui nel Salento. Ci sono tanti bei tessuti, ci sono tante signore bravissime che hanno delle mani d'oro, e allora ho voluto provare. Io non so cucire, questo lo dico, però mi piacciono tanti tessuti. Ho raccolto molto nei miei viaggi, io dei vari paesi dove ho lavorato, e poi qui abbiamo cominciato piano piano a provare a fare delle cose con le amiche, e vedo che poi la cosa piace, poi si trova di tutto e di più, per esempio con questi pumi, le pigne tipicamente salentine, alcune sono state rivisitate da me, tipo questa con le foglie di fico d'India, sì. Che diventano abat-jour, mischiando tessuti che vengono da altre parti del mondo oppure riciclati. Ecco, tu hai lavorato molto nella tua vita nell'ambito della cooperazione. Sì. Hai trovato delle similitudini con le donne salentine, perché tu eri nel Medio Oriente? Sì. Io ho lavorato molto ovviamente nel mondo arabo, e specialmente nel Medio Oriente. Gli ultimi 10 anni ero in Libano. Sì, tra l'altro anche quando siamo venuti qui per la prima volta con Arturo a visitare il Salento, ho ritrovato tante cose della mia infanzia in Tunisia e tante cose delle donne nel Medio Oriente. Allora, le donne che stanno a ricamare davanti alle porte di casa, le donne che fanno assaggiare il cibo, allora quando fanno la passata di pomodoro piuttosto che la marmellata, se la passano, si fanno gli assaggi. Tutte queste cose di solidarietà pure tra le donne è una cosa molto importante, e per fortuna esiste ancora nel Salento. Quindi sei felice qui nel Salento? Sì. Il Salento non è solo mare e sabbia e roccia e cibo buono, che dietro c'è tutta una situazione di sviluppo, di solidarietà, di comunione, di belle cose. E questo è molto importante, perché il Salento è anche quello. Beh, tu brava che ti sei ambientata benissimo nel Salento e hai creato una rete di donne, di valorizzazione dell'arte, di contaminazione anche, sì. Con i tessuti. Cioè, quindi è molto importante questo. Con Arturo ed Emira da Vitigliano, la Casa del Tabacco, noi vi salutiamo e grazie per averci raccontato la vostra storia. Grazie a te. Grazie a tutti. Ciao.